Salve a tutti ragazzi, Jagir in questo nuovo video del canale, questa volta su Assetto Corsa, non competizione, quello originale. Cosa facciamo oggi? Beh, tutti ultimamente su Assetto Corsa stanno facendo le grandi sfide del tipo: quanto ci mette una Formula 1 2022 a superare tutte le altre auto del gioco sul Nordschleife? Oppure, ma quanto è più veloce la nuova Formula 1 della vecchia? Oppure, ma l'FXKK quanto va forte? O ancora, riesco a ricreare la vecchia gara? Ecco, noi non facciamo nulla di tutto ciò. Ecco, io invece mi sono chiesto: ma se ci fosse una persona così stupida da portare una vecchia Fiat 500 sul Nordschleife, ce la fai in 40 minuti a fare il giro? E quindi oggi andiamo a scoprire questo. Infatti, come potete vedere, siamo al Nordschleife con la 500 Abarth SS, quella vecchia però. Non c'è purtroppo la Fiat, in realtà ci sarebbe la mod ma non avevo voglia di scaricarla. Ma in ogni caso questa è una Fiat del 52, di 400 kg e 30 cavalli, con 44 Nm di coppia, che fa una velocità massima dei 130. E a questo punto io mi chiedo due cose. Uno, quanto ci mettiamo a fare il giro del Nordschleife? Due, la sbiniamo? Ok, ci siamo. Siamo pronti. Si chiude anche la portiera. Che bello. Partiti. Mamma, guardate quante 500. In seconda affrontiamo la prima curva. Chissà che tenuta hanno queste auto. E chissà se dobbiamo in teoria tirare forte le marce oppure no per andare. Io non ho la minima idea. Secondo me possiamo prendere in pieno. Sì, la prendiamo in pieno. Easy. Easy. Vede il buco. Juan Carlos invitato a un evento di 5. Cioè, cosa fanno? Lo chiudono. Pazzi. Lo chiudono. Oh mio Dio. Che puttana, che botta. Ok, là dobbiamo darci un po' meno di coraggio, diciamo, in quella curva. Mi sono dimenticato di settare il volante come se fosse una 500, quindi sto guidando come se fosse una formula il volante. C'ho uno che mi sta spingendo dall'interno comunque, però questa la prendiamo in pieno. Non ci tangia, oh mio Dio! Lo controsterzare. Ah, ecco perché ha spinnato prima, perché ero in su di giri. Ok, ok, ora ho capito il perché. È che non sento il motore della mia in mezzo a questo casino. È molto più difficile guidare ad alta velocità questa che una Formula 1. È veramente difficile guidarla. Però, dai, va bene, siamo 17esimi, una posizione l'abbiamo ripresa. Quanti giri abbiamo? 14 giri! No, ho sbagliato! Vabbè, ne facciamo due e poi, mamma mia, stava in terza cala di giri su quella salita, è terribile. È terrificante, con 30 cavalli non riesce neanche a salire. Ok, ok, guardate il potere della scia, che in realtà più che altro è quello della discesa. Allora lì in fondo c'è una curva molto larga. Oh, ci speronano! Infami! Attacchiamo la quarta, sfruttiamo la scia, abbiamo uno dietro che ci insidia. L'attuale 17esimo, prima 16esimo, ora è tutta dritta, qui dovremmo riuscire a... Mamma, come balla questa 5, guardate il volante come balla. All'interno! Juan Carlos! Porca la puttana! Apriamo presto. Poi dobbiamo frenare. Si gira, madonna come si gira. Ho sbagliato,
Ho sbagliato marcia in partenza. Cala puttana. Sicuramente il fatto stesso che io non conosca il circuito non mi dà una gran mano nello sfidare questi avversari, che comunque rimangono tutti attaccati, quindi in realtà la scalata è lunga ma non impossibile, eh? Ecco, adesso forse è più in coppia la quarta, infatti guadagniamo su quelli davanti, che però purtroppo hanno un gap da chi prima ci ha sbattuti fuori strada. Sfruttiamo la scia, ci teniamo dietro. Stavolta non facciamo l'errore di tamponare come prima. Lui ci frena comunque nei denti senza alcun rispetto, quando ancora si poteva fare lasciando scorrere. Cerchiamo un varco che non si presenta. Ce lo creiamo. Quando il varco non c'è, devi creartelo. Fino a longer go for a gap. E alla fine la spunta lì ha. Incredibile, ma vero? Quest'IA incallita, arrabbiata, incredibile, che alla fine l'ha spuntata. E anche con una certa cattiveria e vantaggio l'ha spuntata, incredibile. È veramente difficile. Buono, qua sembra che abbiamo riguadagnato un po' sull'IA. Yes. La teniamo, dosiamo leggermente l'acceleratore in uscita e ci avviciniamo. Non tantissimo, ma ci avviciniamo. Riusciamo a sfruttare un po' il cordolo? No, meglio di no, tutto sommato, perché rischiamo più che altro di volare via. Rallenta molto l'IA, ci costringe a scalare la marcia in su di giri. Ci costringe, maledetta. E adesso siamo allontanati da quelli davanti e si sono avvicinati quelli dietro. E la 500 non va. Ma una Panda Special non ho. Belli, belli i riflessi dello sporco sul vetro. Quando c'è la luce. Tanto notare la chicca di Fiat Abarth scritto sul tergicristallo. E questo mi sa che è un falso piano, perché a noi sembra di stare in discesa, ma la macchina non va oltre la quarta, quindi questo è chiaramente un falso piano. Infatti in terza fa fatica. Forza 500 Abarth! Dai mulo da Soma, dai che ce la fai! Dai che ci siamo! Vede il pertugio! 80 all'ora in curva! Si allarga! Ruba la traiettoria d'uscita ideale! Tiene la velocità! E torna 18° Juan Carlos! Porca puttana! Pessima idea usare il tornantino! Terribile idea usare il tornantino, la parabolichina! Terribile! It's a long way to the top if you wanna rock and roll! Ma noi vogliamo rock and roll, quindi ci facciamo la nostra long way fino al top, ce la prendiamo tutta. Guarda, usciamo un po' in derapino, un po' I wonder if you know. Ok, qua possiamo osare, perché l'IA non osa e noi sì, e noi sì. E noi sì, ma vai, tienila sta 500 Abarth, tienila. Yes, va bene così, bisogna osare, soprattutto quando la CPU è debole, bisogna provarci. La 17esima posizione non vuole proprio farsi agguantare, ma non saremo noi a demordere. E resta lì 500, mentre mi raddrizzo il sedile. Mettiamo la terza, perché sennò perdiamo. E infatti non restano in quarta, guardate quanto guadagniamo. Recuperiamo a vista d'occhio. Siamo in scia. Siamo assolutamente in scia. Ci allarghiamo! L'abbiamo preso! Sverniciamo la blu! 17° posto per noi! Frenano! Noi no! Noi no, in questa terza tirata!
Al limite, ne sverniciamo un altro. Altri due. Adesso freniamo però, che sennò finisce malissimo. Cioè, tocchiamo un pelo, ma va bene così? Va benissimo, ci appoggiamo delicatamente. Madonna mia, non mi ricordavo che c'era la curva qui dietro subito. E arriviamo in volata finale. Quindi 13.46 in quindicesima posizione. E concludiamo così il nostro primo giro qui al Nordschleife. E io direi che probabilmente in 14 giri non riusciremo a finire questa corsa. Sono abbastanza dell'idea che non ci riusciremo in 14 giri. Però ci prendiamo questo sorpasso, incredibile. Mamma, stiamo guadagnando terreno a vista d'occhio. Siamo ormai molto vicini al gruppo. ...144 all'ora con una Abarth degli anni 50, mi sembra abbastanza incredibile. Ok, ok, la teniamo, in qualche modo la teniamo. Non so neanche io come, ma l'abbiamo tenuta. E anzi abbiamo guadagnato veramente a dismisura tenendola in quel punto. Ci fai la in faccia! Come quello di prima, ma stavolta eravamo più pronti. E ci siamo difesi. Terribile mossa da parte sua, terribile, veramente. Frenarci in faccia così, questo lo tamponiamo perché frena, continua a frenare anche se non serve. Gli diamo un leggero bump di supporto. E siamo decimi, top 10. Due giri. Ok, la seconda non ci sta e la terza neanche, bene. Come prima con terza e quarta. Sfruttiamo lui. Siamo vicinissimi, ci buttiamo all'interno. Ma però dobbiamo tenere all'interno e anche lasciare spazio. Ma va bene così perché ci prendiamo la posizione. Prendiamo la posizione tirando la staccata, lasciando scorrere un po' più la macchina. Sfruttiamo il momentum esterno. Forza 500. Guarda come vai forte, guarda come recuperiamo. Forza 500 Abarth. Si poteva tranquillamente vincere in un giro questa gara senza fare tutti gli errori che abbiamo fatto. Freneranno? Non frenano, andiamo tutti a gas spianato, gas a martello, in quasi tutta la pista. Anche questa preferisco farla così perché ho paura di volare via, sinceramente. Preferisco perderci un po'. Ci ho perso molto in realtà, la 500 dietro un altro po' mi riprende. E questa curva la facciamo col gas a martello! Entriamo, ci mettiamo all'interno, secondo me ci sta, secondo me la teniamo, senza se e senza ma. È un testa a testa, lasciamo lo spazio. C'è un leggero tocco, ma va bene così. Esce meglio lui dall'esterno, riesce a tenere più velocità. Ma la curva è di nuovo in nostro favore. Lui frena, noi no. La teniamo e la facciamo e la controlliamo. Però questo qui può non inchiodarmi in mezzo alla faccia, per favore. Grazie. Abbiamo rischiato di perdere tutto di nuovo. Mettiamo la terza. Dovevo metterla prima ma mi sono distratto mentre cercavo la scia. Però forse abbiamo messo ancora in tempo perché in effetti stiamo recuperando. Dai 500! Dai 500, non mollarci! Non mollarci adesso! Guarda che siamo in scia! Guarda che ce ne abbiamo di più! Tutti e tre ce li facciamo! Prima del rettilineo finale! Tutti e tre! Ci buttiamo all'interno! Loro non coprono! Cambiamo, mettiamo la quarta prima di questa salita. La rischiamo? La rischiamo sì, la rischiamo, rimettiamo la terza. Massima trazione, un po' di velocità in meno, ma massima trazione e paga tanto. Quasi persa di nuovo. E finiamo il giro.
in 13 27 797 con il nostro sesto posto. Ce l'abbiamo fatta! Dopo innumerevoli peripezie, almeno al sesto siamo riusciti ad arrivarci. E quindi io direi, ragazzi, che con questa prima sezione del Nordschleife, che rifaccio per l'ultimo giro, vi saluto e vi ringrazio. E la prossima volta cerchiamo di fare la last to first in un solo giro, che secondo me è assolutamente fattibile se guidiamo bene. Vi ringrazio davvero tanto per essere stati con me fin qua. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi! Staccatona! Staccatona, la tiene! La tiene, la fa! E prosegue all'inseguimento dei primi cinque! Li vede! Sono suoi! Ma in un prossimo episodio! Ah!